Sì. Signori, buonasera. Non è ancora il momento dello spettacolo, solo un minuto. Vedete dietro di me le immagini di una Genova bellissima. Noi arriviamo il giorno dopo, ma abbiamo pensato che dovessimo comunque un omaggio a questa città, a queste vittime, in particolare da Viareggio, che sa dal profondo del cuore che cosa vuol dire essere feriti profondamente da una grande, grande, grande tragedia come questa. E quindi vi chiedo per favore un minuto di silenzio, se potete, commemorando, se vi potete alzare in piedi, commemorando quelle vittime. E a queste vittime e a tutte le vittime di stragi, il carnevale, che è un elemento di gioia, si inchina. Grazie, grazie a tutti. Ma quanto è bella questa città, quanto siete belli voi viareggini, voi che l'avete creata, che l'avete accompagnata nella sua crescita e dovete continuare ad aiutarla sempre di più verso la bellezza. E è bella anche perché qui è nata l'arte del Viani, è nata la poesia di Tobino, è nata la musica di Gaber e del nostro Sandro Lucorini, ma soprattutto perché qui è nato il più grande carnevale del mondo. Un carnevale che si rinnova ogni anno e che il carnevale nasce dalle sue ceneri. Oggi, come tutti gli anni, siamo qua per la presentazione dei bozzetti, delle maschere isolate, delle mascherate in gruppo, dei carri di seconda categoria e dei carri di prima categoria. I bozzetti non sono altro che i bambini che Mamma Carnevale fa crescere proprio qui all'interno della cittadella, per farli diventare quei giganti buoni che tutti quanti conosciamo e che tutto il mondo intero ammira e adora. Ho parlato troppo? No, non hai parlato troppo, anzi è importante che tu spieghi al nostro pubblico a cosa è dedicato il Carnevale di Viareggio 2019, un carnevale pieno di sorprese. Il carnevale ogni anno inventa, crea, mette al mondo nuove idee, proprio come una grandissima mamma allegra e colorata. E proprio ispirandoci a questa creatività femminile, abbiamo pensato di dedicare il carnevale 2019 a voi signore e signorine, a voi fanciulle, bambine, a noi donne. E allora, brave, bravi. Intanto Daniele Maffei, Monica Guidi. E allora un applauso
vai, vai, vai ragazzi, vai! E allora, un applauso a tutte le donne del mondo. Adesso ascoltiamo un po' la nostra band. Facciamo un qualcosa di carnevale, ragazzi, scaldiamo un po'. Vai! Dai con loro, eh! Del Carnevale 2018, che siamo lì, proprio lì, perché passi il testimone al Carnevale 2019. Cos'è che segui se poi ancora non lo sai? Rimani qui, guardati dentro, o la tua strada non la troverai. Quello che sei, lo devi a lei, è la tua casa, non scordarlo mai. Vieni con me, guardati intorno, riscoprirai cos'è Viareggio. Qui dove è più giallo il sole, qui dove è più azzurro il mare, qui dove ogni giorno è un carnevale. Libera il tuo sentimento, metti le tue vele al vento, vola verso la felicità. E farai come un gabbiano quando torna da lontano, nel sonido immerso fra le vele. Le folate del Liberio sono i baci di Viareggio, il saluto della sua città. Che vuoi, nemmeno se tu vai dai poli alle Hawaii. Se non lo sai, quello che cerchi sarà in un viaggio nei ricordi tuoi. Riscoprirai la tua città, la sua bellezza t'accompagnerà. Ovunque andrai, portala dentro, non ti scordar mai di Viareggio. Qui dove è più giallo il sole, qui dove è più azzurro il mare, qui dove ogni giorno è un carnevale. Libera il tuo sentimento, metti le tue vele al vento, vola verso la felicità. E farai come un gabbiano quando torna da lontano, nel solido immerso fra le vele. Le folate del Liberio sono i baci di Viareggio, il saluto della sua città. E se un tramonto ti scioglie in pianto, tu tutto questo portalo sempre dentro. Sia troppo tardi, fai parlare i tuoi ricordi, ascolta bene cosa ti diranno. Sotto l'ombra di quel pino colorato un ciottolino, dipingendo la felicità.
primo bacio sopra un carro, quante cose in un sussurro, sotto fuochi del tuo carnevale. Con gli amici in passeggiata, ogni passo una risata, fra le braccia della tua città. E poi, in un momento ti rendi conto che tutto questo fa battere il tuo cuore. Grazie. Ovunque andrai, i Malfatti, Martinelli, Paulinelli hanno cantato Alberto Martinelli e Cristian Sì. La coreografia era della società ginnastica Raffaello Motto di Viareggio, una società che è l'orgoglio di tutti noi viareggini. Noi vogliamo fare un omaggio a loro con delle immagini che sono riprese dagli europei di Budapest del 2017 e le Motto hanno portato a casa la medaglia d'argento. Ecco l'omaggio alle Motto. Adesso è il momento di chiamare sul palco. Abbiamo detto che il Carnevale 2019 è dedicato alle donne, quindi a tutte le donne di Viareggio, ma a tutte le donne del mondo, e alla nostra donna per eccellenza, la nostra presidente, insieme a Burlamac Condina, Marielina Marcucci. Chiamiamo sul palco il nostro vice sindaco Walter Alberici. È un nuovo inizio, vedrete delle cose fantastiche stasera, siete ancora di più degli altri anni, non sapete quanto sia l'emozione, questo carnevale ha regalato la vita, sono così felice, non so come ringraziare, davvero grazie per avermi voluto con voi. Allora, prima di dare inizio al tutto, passo il microfono a vice sindaco, così avremo il saluto della città di Viareggio e gli auguri che ci servono. Scarpe rosse, tutto rosso. L'entusiasmo di Marielina, l'entusiasmo stasera, insomma, di tutti noi, della città, perché il Carnevale resta una delle più grandi feste popolari. Noi dobbiamo tenere ben presente questa accezione del popolare, perché tutti vogliamo partecipare a una festa, e sarà una festa del 2019 molto importante, sarà importante perché, come ricordava prima Daniele e Monica, è la festa, sarà un carnevale dedicato a un genere, al genere femminile, alle donne. Quindi noi pensiamo che sia stata una bella scelta, sarà una stagione bella, resta un punto di riferimento nazionale e internazionale. Credo che l'amministrazione non può essere che contenta dell'entusiasmo che c'è della Fondazione e dei Viareggini, e speriamo che sia un carnevale che attiri anche tanti turisti, e questo è l'augurio che noi vogliamo fare. Quindi grazie a tutti e viva il carnevale! Allora, tante donne, prima di tutto Monica che si è prestata a questo gioco, ragazzi fatele coraggio, è la prima volta, è stata bravissima. Grazie a Burlamac Condina. E grazie a tutte le donne del mondo che durante il carnevale sfideranno l'uberonissimo. Buon carnevale a tutti, ragazzi. Grazie al vice sindaco Walter Alberici, alla presidente Marielina Marcucci e alle maschere ufficiali del carnevale di Reggio, Burlamacco e Ondina. Ditemi una cosa, un carnevale dedicato a noi donne ci voleva, sì o no? Infatti la donna porta l'allegria, la felicità, proprio come il carnevale. E come diceva Gaber, secondo me all'inizio c'è sempre una donna. Secondo me la donna è il secondo errore di Dio, il primo... Vabbè, il primo non c'è. Non c'è. Secondo me, quando in un salotto non c'è neppure una donna, è come recitare in un teatro vuoto. Secondo me una donna quando è innamorata imbellisce e un uomo rincoglionisce. Bravissimo. Grazie. Lancio io. Lancio. Viva il carnevale!
ma per fortuna stasera siamo davvero in tanti alla presentazione dei bozzetti, ma noi vorremmo parlarvi di una donna che ha fatto la storia del Carnevale di Viareggio e gli hanno dedicato anche una traversa a mare. Eccola qua, la traversa dedicata, ci dirà la Monica, a chi? Esatto, si chiamava Maria Teresa Marchionni, era nata a Viareggio nel 1904 e pensate, il padre era il proprietario del Gran Caffè Margherita. È lei che ha scritto i testi e le musiche delle canzoni più belle del nostro carnevale. Siamo nel 1929, Maria Teresa ha appena 24 anni e insieme a Gino Guidi sentite cosa inventa. Di cuore alla corale Giacomo Puccini, diretta dal maestro Marco Trasatti.
25 voci splendide, un altro fiore all'occhiello della città di Viareggio, grazie a Campiere Ambrosini che con il suo lavoro di ricerca ha salvato e protetto questi meravigliosi e rari filmati d'epoca. E poi un grazie alla band di Abramo e la bicicletta a righe che ha accompagnato la corale. Signore e signori, ci siamo, iniziamo a presentare le opere allegoriche che saranno protagoniste dal 9 febbraio al 5 marzo sui Viali a Mare. È il momento dei progetti riguardanti le maschere isolate, 9 giovani artisti che saranno i futuri maghi della cartapesca. Si agga sul palco Gabriele Libero Balderi. Gabriele, pacemaker, la maschera isolata del Carnevale 2019, che hai fatto? Come stai? Mi sono fatto male, ma non mi sento, ma sto bene, vai. Tutto a posto? Tutto a posto, grazie. E l'idea da dove è nata, Gabriele? Ma è nata che volevo dare un segnale che fosse un simbolo di pace e partire da questa condizione come della pace simbolicamente che fosse effettivamente quello che si deve vedere. Questo è nato. Grazie, pacemaker, Gabriele Libero Balderi. Saga, ora è il momento di Daniele Chicca. Sta partendo il video. È un video che penso che qualcuno di voi vedrà facendo scendere qualche lacrimuccia dentro il cuore, fuori no. Perché è un video che ci dice... Zitto, c'è il video. Daniele, ti faccio una domanda molto semplice. Dove vorresti andare? Per dove partiresti? In un posto dove si sta meglio, dove non c'è la crisi, dove non c'è... Grazie. Dove non c'è niente al di fuori dell'allegria e della felicità. Grazie mille, Daniele. Con te partirò, Daniele Chicca! Bravo. Adesso è il momento di Andrea Giulio Ciaromicaro. Sonno della ragione genera mostri. I'm only a man when the cable got me.
sonno della ragione, genera mostri, Andrea, Giulio, Ciaramitaro. Andrea, secondo anno, dopo l'esperienza della prima dell'anno scorso, ma questa ragione dove sta, Andrea? È in uno stato di trance, è un po' addormentata, distratta da cose che forse non sono propriamente importanti. Grazie. Il sonno della ragione genera mostri, Andrea, Giulio, Ciaramitaro. Stefano Di Giusto. Buonasera. Portami a Lampedusa. Oh, dolce musa. Bring me to Lampedusa. No. Guarda che da 10.000 anni che c'è, cioè, l'Italia, i negri non sono mai nati. La speranza della gente cancia ludi sa giornata. A sopra la barca la deriva e ne mandata. Perché fonte del guadagno per ci dice che l'aiuta. Ma è sullo sfruttamento per ci rischia la vita. E in un giorno migliore. Forte pure mare. A sopra la barca c'è lo scuro mezzo mare. E in un giorno migliore. Forte pure mare. Lasciata ancora lunga la pelusa di mondiale. Non ci sono negri italiani. L'hanno mai usata la parola? Sempre. Dunque Stefano, ci passo una domanda che sembra quasi scontata. Ovviamente i video sono girati a Lampedusa, però tu hai chiamato la tua maschera Lampedusa. Come mai? Perché praticamente sarebbe una maschera contro il razzismo. Purtroppo le persone di colore sono ancora viste come diverse, quindi è un po' un modo per, quando vedono arrivare queste persone a Lampedusa, sembra quasi di vedere arrivare dei mostri. E questo è per dire non solo dei mostri, sono umani, umani. Quindi è proprio un messaggio di hai paragonati alle Meduse. Tutti umani, non sono mostri. È un falso mostro. Grazie mille. Grazie. Grazie Stefano Di Giusto, Lampedusa di Stefano Di Giusto. Grazie Stefano. Grazie a tutti. Bello sto stacchetto, Da, tra, chiuso. Allora, è il momento di Michelangelo Francesconi. Per decenni è scomparso. È senza dubbio il personaggio del momento. Anche allora la gente rideva. Anche loro credevano fosse solo un comico. Non è un comico, è quello vero, lo capite? Sì, magari. Dopo c'è castigo nell'altro corridoio. I suoi sostenitori, molti di loro, si dichiarano fascisti. Mussolini è affascinante da studiare come personaggio storico. Fascismo e comunismo sono archiviati dalla storia, sono fenomeni interessanti, ma la storia difficilmente si ripete sotto la stessa forma. Ma bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Sono tornato, la storia si ripete, Michelangelo Francesconi. Michelangelo, è tornato davvero? Speriamo di no. Però qualche dubbio ce l'hai. Qualche dubbio ce l'ho, ma speriamo di no. Visto quel che ha fatto, o almeno se deve tornare, che la storia sia diversa. Speriamo. Speriamo. Michelangelo Francesconi, sono tornato, la storia si ripete. Ed ora Rudy Mazzone. Toro seduto sul sentiero dell'allegria, carro di Sergio Baroni, primo premio assoluto. Ciao,
ovviamente il tuo bozzetto si rifà al grande Sergio Baroni, però vedendolo è rivisitato in chiave moderna. Hai comunque mantenuto i colori che utilizzava Sergio? Allora, ho cercato nell'idea che andrò a realizzare di mantenere i colori nell'oggetto centrale, che è quello che io ho rivisitato, il gioco di parole, però mantenendo quel bianco e nero nelle maschere di Baroni che sono presenti in tutti i video che noi troviamo, a parte qualche eccezione. Quindi ho voluto dare questa idea del vintage facendo un omaggio a questo che è una delle colonne portanti del nostro carnevale. Perfetto, grazie mille Rudy. Toro seduto, omaggio a Sergio Baroni di Rudy Mazzone. È il momento di Lorenzo Paoli. Lorenzo Paoli. Lorenzo, ma siamo davvero inquinati? Eh sì, non ci crederete, ma stasera mi sono scordato il telefonino alla pizzeria. Un disastro. Quindi sono ancora ben lontano da questa forma di inquinamento. Comunque un argomento attualissimo. Eh sì, è un inquinamento da non sottovalutare. È pari a quello ambientale, insomma. Sicuramente. Sì. Lorenzo Paoli, inquinamente! Grazie. Chiamiamo il campione in carica in questa categoria, Matteo Raciti. Mi chiamo Nicola, sono andato via dal mio paese perché sono un archeologo e sono un ricercatore e fare questo in Italia oggi è impossibile. Mi chiamo Dario e sono andato via dalla Sicilia perché volevo vedere qualcosa di nuovo, di diverso e perché volevo fare il ricercatore. Mi chiamo Maria Pia. E vivo in Olanda. Perché sono volata via dal mio paese? Per me è stata un po' una scelta molto dolorosa ma anche obbligata. Mi sentivo un po' in trappola, senza la possibilità di fare quello per cui avevo studiato, quello che è un sogno di vivere all'estero per tutta la vita. Il problema è che non so neanche se sogno di tornare in Italia. E poi ci sono enormi problemi culturali, politici, soprattutto non ci sono prospettive. Manca il mare, il cibo, i paesaggi naturali e ovviamente tutti i miei affetti. Sogno un paese in cui si possa scegliere, perché andare a vivere fuori è sicuramente un'esperienza bellissima che tutti dovrebbero poter fare, però appunto bisognerebbe poter scegliere e non essere costretti. Bel paese, volo via. Bel paese, volo via. Matteo, questo è un tema attualissimo perché tantissimi ragazzi, giovani, giovanissimi, se ne vanno dal nostro paese per trovare più fortuna all'estero. Io non pensi, diciamo, che sarebbe meglio si lavorasse un pochino di più, appunto, per tenerli qua? Sì, questo sicuramente. La maschera è una dedica, un sogno da parte di chi parte. Con due sensazioni, che sicuramente quello che si lascia, quella nostalgia, l'affetto ai propri cari, che è una storia che mi riguarda, e dall'altro la possibilità di riuscire e di farcela, la possibilità di sviluppare al massimo le proprie competenze. Quindi sarà una sorta di sospensione dalla realtà, che poi è quella che viviamo tutti i giorni.
e il lavoro è proprio quello, nella sospensione si trova il lavoro e si trova il modo per lavorare nella propria terra. Quindi invitiamo i giovani a lavorare per cambiare il bel paese e non volar via. Eh sì, e anche chi li manda fuori. Esatto, bel paese vola via di Matteo Raciti. È il momento di Davis Serra. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole. Carnival, Davis Serra! Davis, mancano davvero tanto queste persone, no? Sì, io ho un po' una missione. Tutti i grandi personaggi che hanno reso l'Italia famosa nel mondo mi vengono in sogno, mi chiedono di essere portati al Carnevale e ogni anno cerco di dare a loro un omaggio per non fare sì che questi vengano dimenticati. E questo è un messaggio davvero importante il tuo, perché è già qualche anno che porti al Corso Mascherato questi personaggi, questi artisti che hanno fatto davvero la storia d'Italia. Sì, cerco di portare avanti il mio filone. Grazie, David Serra, Faux Carnival! Siamo arrivati al bando speciale per maschere isolate a tema fuori concorso, bandito dalla Fondazione Carnevale di Viareggio insieme al Rotary Club Viareggio Versilia. Due le maschere isolate scelte ex aequo, uno a tema donna, l'altro a tema bullismo. Friedart Colores della Vida di Pier Francesco Giunti su bozzetto del pittore Mario Madiai. E noi salutiamo il pittore Mario Madiai che è stasera con noi, eccolo qua. Grazie, grazie di cuore. L'altra maschera isolata è Bullo in maschera, su progetto della cooperativa sociale Viareggio Crea, su bozzetto del pittore Angelo Dionigi Fornaciari, che salutiamo, tema contro il bullismo. Stiamo per svelare i prossimi bozzetti e siamo tutti curiosi, anzi curiosissimi, di vedere cosa avrà partorito la straordinaria fantasia dei maestri carristi, che però dovrete, diciamo, aspettare ancora qualche minuto. Vi facciamo ancora soffrire un pochino perché ora è il momento del primo premio speciale. Esatto Monica, iniziamo dal premio dedicato alla comunicazione, intitolato all'ideatore e fondatore della rivista ufficiale Viareggio in Maschera, Giuseppe Giannini. Premio Giannini 2018, Carlo Gorla, Mediaset. Consegnano il premio Burlamacco e Ondina, centrali per aiutare anche i fotografi un po' più indietro e centrali. Ecco Carlo Gorla, buonasera. La consegna del premio da parte di Burlamacco, premio Giuseppe Giannini e poi l'altro omaggio, l'omaggio di Cartapesta con le maschere ufficiali del Carnevale di Viareggio. Monica. Una domanda, Carlo, che sembra una banalità, ma come facciamo a scoprire la verità, quindi le notizie vere, in questo mondo di fake news? Bisogna fidarsi di chi ve la racconta. Questa qua è la cosa più importante. Siamo in un mondo di fake news, le fake news, le notizie false, le notizie che si diffondono dalla rete, notizie incontrollate, veramente ce ne sono tante, per cui bisogna fidarsi di chi ve la racconta, per cui fidatevi di Mediaset nel mio caso. No, io volevo ringraziare tutti per la mia partecipazione oggi qua, sono orgoglioso
e vi voglio raccontare che io sono venuto per quest'anno nel 2018 per la prima volta al Carnevale di Viareggio e mi sono emozionato tanto, dal mio più piccolo bambino al più grande, e per me stesso è stata un'emozione che in questo caso i media, la televisione non è in grado di raccontare al momento, cioè esattamente, perché bisogna venire a Viareggio. Incoraggeremo sempre di più, diremo questo messaggio di venire a Viareggio, perché nessuna foto, nessun video, nessun servizio trasmette quell'emozione che ti dà essere qua. Grazie. No, grazie a voi. Mille, Carlo. Grazie di cuore a Carlo Dorla, premio Giannini 2018. Continuiamo il nostro viaggio nel cuore della cartapesta seguendo il percorso dei nostri maestri che si cimentano questa volta nella realizzazione delle mascherate in gruppo. Un lavoro difficile ma che crea un contatto fantastico tra il pubblico e questi splendidi mascheroni che riescono a interagire al massimo con le persone che sono tutti gli anni ai nostri corsi mascherati. Si dia quindi inizio alla presentazione delle mascherate in gruppo con il campione in carica Silvano Bianchi. Atomica, ma nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi. Albert Einstein, mascherata in gruppo di Silvano Bianchi. Grazie a tutti, volevo dedicare la mascherata a un tema che secondo me ritengo fondamentale per l'esistenza dell'uomo, ovvero la sua natura, che oltre a distruggere se stesso, ma distrugge tutto ciò che lo circonda. E questo è gravissimo. Grazie a tutti. Grazie Silvano. È il momento di Michele Canova, l'arte interprete della natura, portatrice di un messaggio universale di unione e fratellanza. Ecco il senso della mascherata in gruppo di Michele Canova, che si ispira all'arte africana e che prende il titolo dalla lingua Swahili. Wanyama, animali, mascherato in gruppo di Michele Canova, che noi salutiamo. È il momento di Emilio Cinquini. Tra fiaba e realtà, in un mondo in cui è sempre più difficile raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni, le creature fatate, elfi, nani e gnomi, aiutano gli umani a realizzare questa impresa, dispensando ad ognuno l'oggetto dei propri desideri. A ciascuno il suo, mascherata in gruppo di Emilio Cinquini.
Buonasera Emilio. C'è il microfono? Sì. Vai, buonasera a tutti, benvenuti. Ciao. Niente, quest'anno un tema leggero, un tema colorato, un tema carnevalesco. I nostri desideri, speriamo che questi gnomi, folletti, elfi possano realizzare i nostri desideri più belli e più sentiti. E quindi a ciascuno il suo. Grazie Emilio. Buon carnevale a tutti. Grazie, a te. Grazie Emilio. Grazie Emilio. Siamo arrivati alla presentazione del progetto di Roberto De Leo e Vania Fornaciari. La grazia, l'eleganza e la leggerezza del carnevale, rivisitati per rappresentare la donna, oggi più che mai protagonista della nostra società. Anni di lotte per ritagliarsi spazi nella vita di tutti i giorni hanno portato oggi l'universo femminile a conquistare ruoli un tempo solo maschili. La mascherata vuole essere un omaggio alla femminilità che è propria dell'essere donna, semplicemente donna, di Roberto De Leo e Vania Fornaciari. Un saluto ai costruttori. Diventa adesso protagonista Marzia Etna. Di Marzia Etna. Andatela, andatela tutte e due. Tutto. Queste splendide donne, la Monica e la Marzia, prego. Splendide. Grazie. Prego Marzia. Dato il taglio. Buonasera a tutti. Vedo che sei pronta con delle belle cesoie. Sì, 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 quest'anno diamo un taglio, una bella potatura. Perfetto. Penso che sia leggibile e che si capisca. È un messaggio chiaro. Penso di sì. No? Senz'altro. Ah, devo ringraziare Victor e Pietro che hanno fatto il video. Grazie. Grazie Marzia. Grazie alle mie amiche. Grazie Marzia e alle amiche grazie di Marzia. Diamoci un taglio mascherato in gruppo Marzia Etna. Dun dun. Siamo arrivati al progetto dei campioni in carica. Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini. La costruzione è una denuncia contro la violenza sulle donne, un dramma che oggi sconvolge intere famiglie. Dal sogno di un amore, sfogliando la margherita per sapere di essere amate, ad un incubo quotidiano. La mascherata vuole essere un monito per tutti, istituzioni comprese. A diffondere questa coscienza di amore e rispetto verso le donne dobbiamo essere tutti, perché troppo spesso sono lasciate sole e indifese davanti alla brutalità e alla violenza. Mama, non mama, di Giampiero Ghiselli, su progetto di Maria Chiara Franceschini. E noi salutiamo i costruttori. Siamo arrivati ora al settimo progetto della categoria delle mascherate in gruppo. È il momento di Libero Maggini. Yeah.
cane andaluso di Libero Maggini. Un saluto a Libero. Diventa adesso protagonista Giacomo Marsili, che nel frattempo ci raggiunge. Viareggio è la capitale del carnevale, ed allora perché non affidare questo messaggio proprio alle maschere? Un'allegra invasione per sorprendere il pubblico dei corsi mascherati, attraverso un omaggio a Uberto Bonetti, pittore e inventore di Burlamacco. La maschera di Viareggio. Prendi la maschera, vieni a Viareggio, mascherata in gruppo di Giacomo Marsili. Giacomo, l'omaggio a Burlamacco e al Carnevale di Viareggio. Sì, grazie. Buonasera a tutti. E era un po' che avevo sia l'amore e il bisogno di cimentarmi con una costruzione che parlasse della nostra città e del nostro Carnevale. E da questo parte poi il titolo, che più che un titolo è uno slogan, è un invito, e da questo ho immaginato come una maschera nel suo interno sprigionasse la festa che proviamo noi in corso. Grazie mille. Prendi la maschera, vieni a Viareggio, Giacomo Marsili. Arrivati all'ultimo progetto delle mascherate in gruppo, ed è quello di Adolfo Milazzo. Ecco Adolfo. Signori, mamma. Si nasce è certamente il titolo di un vecchio film degli anni 60 con Totò e Peppino, ma è anche un modo di dire molto comune. Signori, si nasce in tutta dignità, ma oggi con i troppi problemi economici siamo sempre più in povertà. Sì, è una constatazione, no? Cioè, il Carnevale di Viareggio serve anche a questo, mettere un pochino in evidenza quello che è la realtà. Signori, si nasce tutti in dignità, cioè a dire che tutti noi quando nasciamo siamo tutte persone, quindi tutti dignitose. Poi la realtà ci rende quello che purtroppo alle volte diventiamo. Le povertà sono tante, spirituali, umane, materiali. In questo caso qui analizzo l'aspetto economico, la realtà di oggi è quella che è. Allora ho pensato a queste figure così strampalate, figure che, adesso il bozzetto se ci sarà, quello qua, sono queste figure che sono ridotte nella loro anzianità a questo livello, con tutto un po' rotte, con queste corone, con un oro ormai strappato. Quindi ecco, è un invito a pensare che la dignità è una cosa seria e occorre l'onestà per ridare dignità. Quindi la dignità la si ridà con l'onestà, che oggi mi sembra sia un valore sempre più in disuso. Grazie a tutti e buon Quindi signori si nasce e poveri si diventa di Adolfo Milazzo. Grazie Adolfo. Una serata dedicata alla presentazione dei bozzetti e alle donne, perché sarà a loro dedicato il prossimo carnevale. Ma in precedenza abbiamo parlato di Maria Teresa Marchionni, un personaggio eccezionale. Pensate, nel 1934, al Teatro Eden, c'erano le prove per la canzone ufficiale di quell'anno. L'orchestra di Torino, la cantante un po' svogliata, all'improvviso qualcuno tra il pubblico disse: "Così non va bene". Il maestro disse: "Ma chi è che parla?". E questa persona era Maria Teresa Marchionni, e disse: "Non è così che si fa la mia canzone". Nacque una discussione tra il maestro e Maria Teresa. Poi alla fine Maria Teresa montò sul palco, cantò lei la canzone e venne perfetta. Ed era una delle canzoni, ed è una delle canzoni più belle del Carnevale di Viareggio. C'è una sirena.
verde azzurra che mi sussurra una canzone che mette in cuore un filtro di malia che suscita passione e nostalgia. È una canzone che si fa viva, più potente, più seducente d'un madrigal. Quando via Reggio preme tutta e palpita perché è giunto carne. Olivia Rovai, nel regno delle fate, canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio del 34. Grazie di cuore. Monica. Torniamo a parlare ora dei premi speciali ed è il momento dei premi speciali intitolati a Egisto Malfatti e a Enrico Casani che voi tutti conoscete. Premio Malfatti 2018 a Luca Bassanese. Arrivando Luca, eh? Eccolo, il maestro Luca Bassanese, Malfatti 2018. Ciao. Buonasera a tutti. E che dire? Allora, io e vi ringrazio per questo premio. Vorrei ringraziare prima di tutto i carristi, perché sono un bene comune e con la loro creatività, con la maestria, sono veramente un bene artistico e culturale di questo paese. E quindi vorrei un applauso per tutti loro. Poi permettetemi di ringraziare le persone che mi hanno fatto conoscere questo evento meraviglioso che io non conoscevo se non televisivamente fino al 2012, quando sono stato catapultato qui e accolto come un figlio e come un fratello dalla famiglia Le Bigre Roger. E quindi vorrei ringraziare Gilbert Le Bigre, Corinne Roger, Elodie, Sebastian, Benji e tutta la compagnia del Carnevale. Altre due parole, vi rubo un attimo, un secondo di tempo, vorrei
allo stesso tempo ringraziare la persona con la quale scrivo da più di 10 anni le mie canzoni, che è Stefano Florio, coautore, mio produttore. Stefano, grazie, non so, dovrebbe essere qui tra il pubblico, cioè, e vorrei ringraziarlo per la passione, la pazienza che ha con me e per la sua grande creatività artistica. Grazie di cuore. Luca Bassanese, premio Malfatti 2018. La Monica ti voleva fare una domanda, però. Prego Monica, dimmi pure. Volevo chiederti una curiosità: che differenza fa tra cantare su un palco e cantare su un carro? Che emozioni sono? Allora, il mio essere artista mi porta sempre ad andare proprio verso il pubblico, quindi chi ha assistito ai miei concerti mi trova spesso proprio al limite del palco, quindi proprio per mettermi in contatto. E immaginatevi, per uno che ama questo, avere il palco che lo segue, bellissimo. No, diviene praticamente un sogno realizzato, la messa in scena di un desiderio. E quindi è un'emozione incredibile, grazie al Carnevale e grazie al Carnevale di Viareggio. Grazie. Grazie a te, Luca. Grazie. Premio Malfatti 2018, Luca Bassanese. Grazie Luca. Questa è Cosa Sarà, eh? Cosa Sarà? Vabbè, la provavo. Vado avanti? Vado. Prova. Allora, premio Casani 2018, Teatro Rumore. Ecco la riva, è che c'è tantissima gente, eccolo qua, premio Casani a Teatro Rumore, premio Casani 2018. Monica, siete un'accademia di teatro che avvia la recitazione centinaia e centinaia di giovanissimi tra i 5-6 anni, mi vorrei... Sì, sì, esatto, è una scuola 18, di teatro che opera a Viareggio e abbiamo allievi che partono dai 5 anni, poco piccini. Li prendiamo anche da 5 anni, portateli, fino a 22-23 ragazzi più grandi che abbiamo. Hai una storia da raccontarci di un qualche ragazzino che ti ha sorpreso in maniera particolare? Io ho 15 anni che lavoro con questi bimbi, ragazzi, quindi di storie ne avrei tantissime. L'anno scorso, più che altro una storia che riguarda tutti loro, hanno avuto la possibilità di fare un laboratorio, di lavorare insieme al regista premio Oscar, 2 volte premio Oscar, Alfonso Cuarón, è stato nostro ospite ed è stata una cosa che penso non se la scorderanno mai, neanche io me la scorderò. E niente. No, finisci Davide, finisci. No, allora faccio pubblicità alla scuola di teatro. Mi raccomando, domani mattina andate sul Teatro Rumore, su internet. Spipolate, cercate i vari. Spipolate. Davvero, un grande lavoro, Davide, quello grazie. Che fate, io davvero. Voglio un applauso anche ringraziare i carristi, però, per prego, questo premio. Prego. Vorrei ringraziare i carristi per questo onore incredibile, per questo premio che mi hanno dato, perché è una cosa... importante per il lavoro, dedico tanto lavoro ai bimbi e ai ragazzi, ma è importante quello che mi hanno riconosciuto. Grazie. Premio Casani 2018, Teatro Rumore, Davide Moretti, grazie. Voglio stare così. Bravo. Sei bella. Grazie. È bella la Monica Guidi? Dai, un applauso alla Monica Guidi. Molto più bello Daniele Maffè. No, non è vero. Sì, sì, no, il nostro Petrolini. Ah, Petrolini. Il nostro Petrolini. Quella era, siamo figli delle stelle quella. Invece, sì, eh. Sì. Rifalla un pezzettino. Thank you.
E adesso una sorpresa. When I gained weight and got up to 200 pounds, I felt invisible to people. Even though I was bigger, I was invisible. I didn't feel pretty, and it was just heartbreaking. Regista di questo bellissimo film, che è la via regina Barbara Cupisti. Ecco che arriva Monica. Benapelli, un applauso a Barbara Cupisti. Ciao, grazie. Grazie Barbara di essere qui con noi stasera, per noi è un onore averti sul nostro palco per la presentazione Bozzetti con il trailer del tuo nuovo film. Io sono molto contenta di essere qua, è la prima volta che sono bella e sono contenta perché è la prima volta che vedo questo, quindi è un battesimo, non so il film dove andrà, non è ancora uscito, è la prima presentazione ufficiale di questo film. Grazie! Barbara, l'importanza, anche il tuo film è dedicato alle donne, l'importanza di un carnevale dedicato alle donne. Io penso che sia importantissimo, specialmente quest'anno, perché quest'anno è un anno particolare per il femminile, per il mondo femminile. Io quando ho cominciato a pensare a questo film, cioè praticamente mi sono voluti 3 anni per realizzarlo, sono storie di donne un po' sulla resilienza, sulla capacità delle donne di vincere le loro battaglie, piccole battaglie, perché sono storie di piccole, di donne, come ti posso dire, che sono partite da situazioni molto dolorose, però sono riuscite a superarle, cosa che succede quasi, cioè, tutti i giorni nel mondo femminile in tutto il mondo. Quindi è una quotidianità reale. Esatto. E penso che dedicare un carnevale alle donne sia una delle cose più importanti. E ringrazio la mia città per farlo. Grazie Barbara, grazie mille. Grazie di cuore. Ciao. Grazie Barbara. Dopo le maschere isolate e le mascherate in gruppo, si sale sempre più su. Anche noi alziamo gli occhi all'insù, perché i carri di seconda categoria sono più alti, quindi bisogna cominciare ad alzare la testa e noi cominciamo dal campione in carica Luca Bertozzi. Dovremo avere un collegamento, chiedo alla regia se abbiamo un collegamento, eccolo! Ciao Luca, mi senti? Dove sei Luca? Non mi sente ancora. Luca! Burlamacca. Luca, mi senti? Ciao Daniele! Buonasera a tutti! Ti sento forte e chiaro! Luca, cosa combini? Ma dove sei? Qua c'è tanta gente, c'è da presentare i progetti! Lo so! Ma ormai avevo prenotato. Dopotutto questa è la settimana delle ferie. E ho preso le ferie. Avevo bisogno di un po' di leggerezza prima di partire per una nuova missione. Ma cosa? Ma ora vorrebbe dirci che è sulla luna. E certo, di cosa ti meravigli? Oggi sono sul mare della tranquillità, poco affollato, pulito, caldo di giorno, e fresco la sera. Si prende una tintarella, guarda. Sì, ho capito, la tintarella di luna prende Luca Bertozzi. Ti invito a fare una partitina a golf.
ci sono un sacco di buche facili facili, grandi come crateri. Luca, ma ci vuoi raccontare che fai per carnevale? Luca! Per carnevale dovrei tornare tranquillo. E chi se lo perde? Salve, buonasera. Dovrei consegnare un pacco per Luca Bertolli. Luca Bertocci, scusi. Grazie, grazie. Ma guarda, Amazon consegna pure sulla Luna. Ma veramente qui c'è sta scritto Cittadella del Carnevale, via Santa... No, no, grazie. Deve esserci sicuramente un errore. Va benissimo così. Vada, vada. Arrivederci. Ma dove eravamo rimasti? Luca, il bozzetto! Oh, guarda! Sorge la Terra! Che meraviglia! Chissà se riuscite a vedermi! Oh, mi vedete? Ma ciao! Ma come sorge la Terra, Luca? Cominciamo a dubitare che Dio sia sulla Luna, eh? Mi vorresti dire che non ci credi, eh? No! Lo sapevo! Un altro convinto che l'uomo non sia mai atterrato sulla Luna! Per fortuna anche adesso c'è lui, Mr. Donald Trump. Ah, lui sì che è un grande sognatore. Ce lo ha promesso, sai, entro pochissimo tempo l'uomo tornerà sulla Luna. E poi non basta ancora, andrà su Marte e ci metterà su casa. Poi la Space Force, i turisti nello spazio, il dominio dell'universo intero. Ma cosa stai succedendo? Vabbè, ci abbiamo provato, ragazzi. Quantomeno nessuno potrà dire che sulla Luna non c'è nemmeno un cane. E non c'era sulla Luna, e qua con noi Luca Bertozzi, campione in carica. Prova. Guarda, la verità, in effetti era registrato, non ero in diretta, ma per il resto era tutto vero, eravamo sulla Luna. Non ci credo. Dai, va bene. Allora ci andiamo tutti insieme a carnevale, ce la sogniamo la Luna, ok? Va bene, ci andiamo a carnevale, ok? Con Luca Bertozzi, Moon, Dream, Carlo, seconda categoria. Grazie Luca! Riguardante la seconda categoria ed è quello di Priscilla Borri e Antonino Croci. Far
farfalle di Emma Bonino, carro di seconda categoria di Priscilla Borri e Antonino Croci. Buonasera a tutti. Buonasera Priscilla. Buonasera a tutti. Allora siamo pronti, ragazzi? Siamo pronti, sì. Noi abbiamo fatto un carro su questa grande politica italiana. È stata definita una delle 150 donne che hanno cambiato il mondo e secondo noi era giusto che il Carnevale di Viareggio gli dedicasse un'opera. È una donna che ha lottato tanto per la libertà e soprattutto per le pari opportunità delle donne. Antonino? Abbiamo dedicato questo carro a Emma Bonino solo per il fatto che è una donna che ha lottato veramente per l'emancipazione delle donne, al di là del simbolo politico che ci possa essere. Grazie ragazzi. Grazie mille. Grazie Priscilla, grazie Antonino. Freedom, hashtag le farfalle di Emma Bonino, seconda categoria di Priscilla Borri e Antonino Croci. E adesso diventa assoluto protagonista Edoardo Ceragioli. The winner is, chi vince non sa cosa perde, Edoardo Ceragioli. Eccolo. Ah, Edoardo, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Vorrei innanzitutto ringraziare Leonardo Palmerini e Angelo Pescanini che hanno realizzato questo video, che tutti gli anni mi danno una mano e tutti gli anni giusto, mi aiutano con poco a dire tantissimo. Grazie di cuore. Ma prego, applauso. Allora, ma chi vince? Cosa perde? Allora, innanzitutto vorrei dire questa cosa, che io ho fatto questo carro solo esclusivamente per salire sul palco una volta per tutte e sentire The Winner is Edoardo Ceragioli. Perché Edoardo Ceragioli ha una marea di medaglie d'argento. Sei anni che praticamente sono a fare i carri di seconda e 5 anni sono arrivato secondo. Sei pieno di medaglie d'argento? Sì, sempre, sempre. Quindi ho fatto solo esclusivamente per questa cosa. Quindi no, volevi l'oro? No, vai, scherzando. Scherzando. Certo, no, certo. Il concetto è questo, che praticamente ho comunque in questi 6 anni e oltre, quasi 20 anni di carriera, ho elaborato molto bene il concetto, non della sconfitta, ma della non vincita. E quindi sono passato appunto tra varie emozioni e queste emozioni poi mi hanno portato a realizzare questo carro che è appunto un elogio comunque alla pseudo sconfitta, diciamo, nel senso che bisognerebbe educare anche le persone a dire, a far capire che la sconfitta poi non è così male, perché poi alla fine può essere stimolante, creativa e può aiutare veramente a dare qualcosa in altro. Quindi viva anche chi non vince, diciamo. The winner is, chi vince non sa cosa perde, seconda categoria, Edoardo Ceragioli. Grazie mille, grazie, grazie.
presentazione del progetto di Franco Malfatti. Ecco Franco, buonasera. Ciao Franco, buonasera. Buonasera. Un tema non attualissimo ma di più. Quest'anno praticamente da quando è iniziato il nuovo anno è tutto un divenire di situazioni di quelle che abbiamo appunto visto nel tuo filmato. Non l'ultimo questo giorno. Che oggi è il fatto che venire qui guardate è una situazione che praticamente ci sarebbero tante soluzioni e tante verità. È logico che queste persone la vivono sulla pelle e quello che mi ha dato emozione è vedere queste persone che stanno lì a giocarsi come se fossero cose che invece sono essere. Grazie Franco. La Zattera, seconda categoria di Franco Malfatti. Bam. Siamo arrivati all'ultimo progetto della seconda categoria, è quello di Luciano Tomei.
Prigioni, carro di seconda categoria di Luciano Tomei, che salutiamo. Luciano è qua dal pubblico, lo salutiamo davvero di cuore. Mi diceva la Presidente che facciamo questo selfie al volo con Burlamà Condina, con tutto il pubblico della cittadella, che siete meravigliosi. Vai, fatto. Rosa, Rosa. Grazie. Torniamo a parlare di premi speciali e precisamente al premio intitolato ad Alberto Sargentini, storico organizzatore del Carnevale. Come sapete sono tante le manifestazioni carnevalesche minori, collaterali, come Putignano, Nizza, Venezia e anche Rio de Janeiro rispetto a Viareggio. Ma la passione che viene messa dal popolo di Gallicano nel Palio di San Jacopo non ha uguali. Premio Sargentini 2018, Palio di San Jacopo. Ritira il premio il sindaco di Gallicano, Davide Saisi. E lo consegna alla Presidente. Buonasera. Avete il sindaco di Lucca, la Marcucci che è Carfagnina, non potevo rinunciare a dare io il premio al sindaco di Gallicano. Premio Sargentini 2018 al Palio di San Jacopo di Gallicano, sindaco. Allora, il Carnevale di Viareggio nasce nel 1873, il palio vostro nel 1972, anche se c'era già qualche esperimento negli anni 50. Parliamo di questa unione e quando vi siete incontrati. Ah, il Palio di San Jacopo si incontra molto presto con il Carnevale di Viareggio, proprio perché inizia come una sfilata allegorica all'interno del paese e da subito abbiamo iniziato a costruire questi carri allegorici. Per cui da lì è nata subito l'idea di contattare Viareggio e i carristi di questo meraviglioso carnevale. Sono tanti coloro che nel corso degli anni sono venuti a Gallicano e ci hanno fatto crescere, veramente crescere tanto. Adesso siamo diventati un teatro di strada, il nostro palio si svolge nelle tre piazze principali del paese, dove i nostri fantastici rioni, che sono il Monticello, il Borgo Antico in rosso e i Bufali in bianco e nero, insieme alla Prologo di Gallicano, organizzano degli spettacoli veramente stratosferici per una comunità di 4.000 abitanti. Io sono venuto quest'anno e è davvero fantastico. Grazie, grazie di cuore. Alberto Sargentini al Palio di San Jacopo di Gallicano 2018. Grazie. Compositore Cravache è assegnato quest'anno a un regista autore viareggino che tutti conoscete. Premio Cravache 2018 ad Adolfo Lippi. Consegnano il premio Burlamà Condina. Ecco Adolfo che ci raggiunge. Ciao Adolfo, buonasera. Ecco il premio Cravache 2018 ad Adolfo Lippi. Adolfo, una domanda. Te sai tantissime cose della nostra città e addirittura abbiamo scoperto che hai conosciuto la Maria Teresa Marchionni, è vero? Sì, perché io ho fatto 5 feste della canzonetta, ho scritto 5 feste della canzonetta, 2 per Vittorio Cinquini e 3 per il Casani. In quell'occasione ho conosciuto la Marchionni perché dovendo ripassare le canzoni del Carnevale di Viareggio dovevi parlare per forza con la Marchionni. Ora io devo dire che grazie al Carnevale di Viareggio la mia passione per lo spettacolo. Così quando io entrai in Rai e mi dissero scegli o fai giornalista o fai regista di spettacolo, io scelsi di fare regista di spettacolo e ringrazio il Carnevale, grazie. Grazie a te Adolfo. Premio Cravache 2018.
Adolfo Lippi. È il momento di una sorpresa, un vero e proprio inedito. Stasera, grazie al prezioso arrangiamento di Abramo e la bicicletta a righe, alla meravigliosa voce di Olivia Rovai, vi faremo ascoltare la prima incisione del brano, canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio 1949. Nessuno l'aveva mai registrata e quindi state per assistere alla prima nazionale di Viareggio, Regina del Mar, di Maria Teresa Marchionni. Di Olivia Rovai e ad Abramo e la sua bicicletta a righe. E passiamo ai due premi speciali che dobbiamo ancora assegnare. È il momento del premio intitolato alla voce storica del Carnevale di Viareggio, Brunello Romani, ovvero il mio idolo. Premio Romani 2018, Samantha Pardini dell'associazione Incanto. Ecco Burla Macondina. Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio. La piccola Monica Guidi attende i genitori proprio qua, in piazza Mazzini, sotto il pennone dove garrisce la Burla Macca.
Samantha, questo annuncio viene fatto decine di volte per ogni corso mascherato. Quanto è stata importante la vostra presenza all'interno del circuito perché non si verificasse la necessità di fare questo annuncio? Io spero tante. Spero tante, per noi è stato un onore far parte del Carnevale, questo è il secondo anno. E quest'anno abbiamo cercato di renderlo ancora più speciale, l'abbiamo fatto a tema, abbiamo cercato di esserci anche prima, perché abbiamo visto che molte famiglie arrivano la mattina e quindi hanno bisogno di avere qualcuno che intrattenga i bambini magari prima dell'inizio del corso. E poi durante il corso sì, siamo stati sommersi di bambini. Grazie Samantha, grazie mille per il vostro servizio. Premio Brunello Romani 2018, Samantha Pardini, Associazione Incanto. Il premio intitolato a Francesco Del Carlo viene assegnato a chi racconta il carnevale all'estero. Premio Francesco Del Carlo 2018, Ilaria Del Bianco, Presidente Associazione Lucchesi nel Mondo. Consegnano il premio Burlamacondina. Ecco la presidente. Presidente, una curiosità. Se tutti i lucchesi che sono nel mondo tornassero a Lucca, quanti abitanti avrebbe adesso Lucca? Decisamente troppi, come dico io, Lucca affonderebbe esattamente come una zattera troppo pesante. Noi abbiamo fatto una stima, c'è oltre 1,5 milioni di persone di origine lucchese nel mondo e in queste persone di origine lucchese, che magari sono nate all'estero, è ancora fortissimo il senso delle radici della nostra cultura, di cui il carnevale è una delle colonne portanti. E noi siamo felicissimi di poter collaborare con la Fondazione Carnevale per poter promuovere questa meravigliosa manifestazione di felicità, di gioia, ma ripeto anche di profonda cultura, lo abbiamo visto nelle immagini. E sono felice che questa edizione sia dedicata alle donne, perché guardate, all'estero chi ha saputo tramandare la nostra cultura sono state le madri, che nel silenzio delle famiglie, accanto agli uomini che spesso lavoravano fuori, hanno lottato duramente perché i figli studiassero e quindi si inserissero nella comunità d'accoglienza, ma non dimenticassero mai le proprie tradizioni e la propria cultura. E lo hanno fatto con tanto, tanto sacrificio e loro meritano un grande applauso. Le donne che sono andate all'estero, di ogni tempo. Premio Francesco Del Carlo 2018, Ilaria Del Bianco, Presidente Associazione Lucchesi nel Mondo. Grazie. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni. Elisa era una di noi, è cresciuta con noi all'età di 4 anni, grazie alla fiducia del papà Gianmarco, della mamma Elisa, dei nonni e tutta la famiglia. Aurora, scusate, l'emozione è sempre grande quando devo fare queste cose, perché non sono una cosa che viene naturale, è naturale quello che devo fare.
per cui mi scusino i genitori, Aurora era una di noi e Aurora sarebbe stata con noi, sarebbe stata con noi questa sera, con le ragazze, con tutte le sue compagne, perché tutte le esibizioni, tutte le gare, era sempre presente, con il suo sorriso, con la sua voglia di vivere. Avrebbe goduto dei vostri applausi, avrebbe sorriso con noi, avrebbe sorriso con voi. E però Aurora è qui con noi, è qui con noi ugualmente, perché lo è il suo sorriso, lo è la sua presenza sempre infinita, e quindi la salutiamo. Tu sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi E anche stasera Aurora è con noi, non solo grazie al ricordo della sua allenatrice Donatella Lazzari, ma soprattutto grazie all'associazione Aurora Francesconi, che ogni anno raccoglie fondi per aiutare e sostenere progetti di solidarietà e per migliorare la sicurezza della nostra città. Questa sera abbiamo avuto noi l'onore di essere stati scelti proprio per uno dei loro progetti. Chiamo sul palco i familiari e la presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Cucci. Buonasera a tutti, noi vogliamo far vedere che come associazione Aurora siamo sempre, non mi vengono le parole, scusate, emozione. Siamo sempre presenti, nel senso cerchiamo di fare le cose migliori e abbiamo deciso di rendere, come diceva Aurora, questa casa ancora un pochino più sicura. Grazie ai miei genitori, agli amici dei miei genitori, che raccogliamo fondi, e grazie a questi fondi doneremo un defibrillatore che verrà messo a disposizione della cittadella per rendere la casa, come diceva Aurora, il carnevale più sicuro. Grazie a tutti. Grazie, ringraziamo veramente di cuore. Ringraziamo la famiglia di Aurora, Donatella e Monica, per questo momento che ci hanno regalato. Il carnevale è anche questo, stare insieme per condividere un sorriso e stringerci tutti quanti insieme per asciugare una lacrima. Insieme a me. Ciao, Aurora! Possiamo ricominciare, siamo pronti per svelare bozzetti dei grandi carri di prima categoria che tutti quanti guardiamo con il naso all'insù, dal basso verso l'alto, così come fanno i bambini che guardano stupiti il mondo dei grandi. Iniziamo il nostro viaggio in prima categoria con Jacopo Allegrucci. Siamo nell'area della ex Pozzi Ginori, a pochi chilometri dall'uscita di Capua dell'autostrada A1. Qui, da alcuni giorni, il Corpo Forestale dello Stato ha cominciato degli scavi. Quello che è emerso è davvero inquietante. In realtà questa è una mega, enorme discarica che stimiamo dalle nostre indagini e dalle informazioni di circa 2 milioni di metri cubi di rifiuti. La discarica di rifiuti interrati più grande d'Europa. Noi riteniamo di sì. Dolce, salata,
ricca come una luminosa giornata, bianca, bella, maritata, sposa del gusto, figlia della terra a lungo lavorata. Mozzarella di bufala campana, tutto al buono del sud. La maledizione di Taranto è una polvere rosa che si deposita ovunque, sui marciapiedi, sui tetti, nelle case. Lo chiamano il minerale. Giovane, guarda un po', come stiamo? Noi siamo malattuti di polmoni qua. Qui tutti hanno un parente, un amico, un familiare morto di un tumore. Che colpa abbiamo noi qua a Taranto? Molti qui lavorano all'acciaieria. Se non muori col minerale, può morire di fame. Allora, se muore, muore uno. Se lavora, mangia una famiglia di 4-5 persone. E tu? Dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Uì! Guarda che belli pesci, qua, grazie signore. Vado con l'oaso, no? Che si è fatto in creatura, e guarda quanto sono belli questi pesci, qua, grazie, grazie a te. Andiamoci, arrivederci, entra la metà macchina. Pronto, andiamo. Il suo sangue si gelerà. Seguendo un'altra pista, il traffico di armi e rifiuti tossici tra Italia e Somalia. Rifiuti tossici e radioattivi smaltiti illegalmente nel Mediterraneo e nel Terzo Mondo. 24 anni senza colpevoli, con l'imminente rischio di archiviazione da parte della Procura di Roma e un duplice omicidio destinato a ingrossare l'elenco dei tanti misteri italiani irrisolti, come Ustica, Bologna o Piazza Fontana. Ma nella parte di una parte della società civile e dell'informazione si rassegnano ad un epilogo. Neve di Jacopo Allegrucci. Buonasera. Buonasera. Tanta bella gente, bellissima festa. Il caro quest'anno ha un tema abbastanza forte, comunque l'attualità credo proprio è importante, perché veramente si rischia di ammazzare questa madre natura con questo sporco che tutti i giorni provochiamo, che è veramente tantissimo, e si rischia che quello che nasce ora dalla natura sia veleno per il genere umano. Bisogna stare un po' più attenti tutti, perché veramente è importante per noi, per i bimbi, per il futuro, per tutti. L'ultima Biancaneve, prima categoria, Jacopo Allegrucci, voleva chiedermi qualcosa. Me la fai quella faccina? Vai. Me la fai quella faccina quella del quarto classificato, così. Va bene? Grazie. Arriva. Arriva il secondo progetto di prima categoria ed è quello di Alessandro Avanzini.
scelta del tema è stata in qualche modo influenzata dalla decisione della Fondazione Carnevale di dedicare l'edizione 2019 all'universo femminile. Non ho mai fatto un carro su questo tema e, riflettendo su questa possibilità, ho deciso di introdurre il mito di Medea nel Carnevale di Viareggio. Il carro prende alcuni elementi del mito, tra i più importanti, quale l'argo, la nave, il vello d'oro, l'origine della colpa, Medea che viene raffigurata come una donna sfregiata e il disco solare che sta ad indicare il suo ruolo sacerdotale, il suo ruolo di maga, il suo ruolo di nipote del dio Sole. La storia racconta dell'inconciliabilità di due mondi culturali diversissimi, quello della civiltà greca impersonata da Giasone e quello della civiltà cosiddetta barbara interpretato da Medea. La sua alterità, la sua diversità, la sua alienazione nella città di Corinto incute paura e per questo viene rifiutata. Medea, prima categoria di Alessandro Avanzini. Eccolo Alessandro. Buonasera maestro. Ciao a tutti, buonasera, ben trovati. Allora, una dedica alle donne nel Carnevale delle Donne. Sì, hai visto, in tanti abbiamo risposto in qualche modo alla sollecitazione della Fondazione di dedicare il carro alle donne. Ho già ampiamente spiegato nel video tema, è una storia antica che però ha dei forti contenuti di modernità, merita andarla a rivedere, forse è più interessante di facili sociologie sulle donne, ecco, i greci forse avevano ancora una visione dell'uomo molto più profonda e feconda di quella che abbiamo oggi noi forse. Grazie, Medea, prima categoria, Alessandro Avanzini. Bozzetto della prima categoria è quello di Luigi Bonetti. Thank you.
L'inganno della sirena di Luigi Bonetti. Ecco Luigi. Che sta affogando in mezzo alla barca le sirene. Sei circondato. Luigi, raccontaci un attimo come è nata l'idea del bozzetto. Guardando sempre le immagini su internet, è saltato in mente Irene. Naturalmente è un personaggio mitologico che è un nostro, diciamo, tema, quello di fare sempre temi mitologici, saltando la politica, che ormai quello hanno già fatto i nostri predecessori. Grazie a Luigi Bonetti. Luigi. L'inganno della sirena. Continuiamo il nostro viaggio, è il momento di Massimo e Alessandro Breschi. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo. E non aver paura che... No!
Branco di Massimo e Alessandro Breschi. Ecco Massimo. Massimo, tempi duri per i bulli. Ma noi lo speriamo, perché sono esperienze di vita e tante situazioni vissute e viste vivere e sentite comunque purtroppo tutti i giorni sui giornali. Il nostro messaggio è quello: rompiamo il silenzio, diciamolo, e se le cose le diciamo quando sono piccoli è ancora meglio di aspettare che crescono, perché quando è piccolo il danno è piccolo e si affronta migliore. Io ne so di esperienza, avendo avuto 6 anni di collegio potrei raccontartene parecchie. Comunque rompiamo il silenzio, ragazzi. Grazie a Massimo. Aspetta Massimo, un tema importante quello che affronta Massimo, che affronta anche il Carnevale di Viareggio, perché il corso del Martedì Grasso sarà un corso che sarà contro questa ormai piaga, quella del bullismo. Saranno coinvolte anche le scuole, perché come dice Massimo si parte dai più piccoli per poi insegnargli che non bisogna fare certe cose. Certo, comunque il messaggio è quello lì, che poi comunque è una maniera comunque anche forse di aiutare i bulli stessi, perché comunque forse non sanno quello che è. Comunque buonasera a tutti, grazie, saluto i ragazzi Marella, Ale, Diletta, Elisa e Rachele. Branco di Massimo e Alessandro Breschi. Di questa categoria Umberto, Stefano e Michele Cinquini. Ladies and gentlemen, Paola Paul. Sul divano, Rossi c'è! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Questo è un piccolo passo per un uomo, un balzo per gigante per l'umanità.
fratelli e sorelle, buonasera. Ricordati che devi morire! Sì, no, ma me la segno un po'. Plata o plomo? Eccoli, Umberto, Michele, Stefano e la Silvia. Umberto? Fatevi un selfie! Foto, un selfie. Umberto? Si è spiegato tutto, è solo caos. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie. La teoria del caos. Umberto, Stefano, Michele, Cinquini. È il momento di scoprire il sesto progetto della prima categoria ed è quello di Fabrizio Galli. Donald Trump is the president of the United States.
il padrone, prima categoria di Fabrizio Galli. Ciao Fabrizio, buonasera. Messaggi nuovi, cambiano tante cose, specialmente nei più giovani, e tu hai anche voluto che questo rapporto che è nato ultimamente tra il Carnevale di Reggio e Lucca Comics si vedesse in questo carro, perché è un progetto da portare avanti. Senz'altro, bisogna sempre cercare linguaggi nuovi. Mi sono ispirato in parte a un gioco di ruolo che si chiama Warhammer 40.000K, che molti sicuramente più giovani conosceranno, e questo gioco ha un legame molto vicino a quelle che sono un po' le mira di Trump, quindi l'esercito spaziale, la conquista dell'universo, insomma questo voler essere veramente il padrone, e quindi legarci anche ai droni, cosa assolutamente nuova nell'immaginario di un carro del carnevale. Avremo anche altre soluzioni nelle coreografie con cose che ancora non abbiamo svelato, ma le sveleremo al momento. Insomma, un carro sicuramente di grande lavoro e di grande impatto scenografico. Il padrone, prima categoria, Fabrizio Galli. Che sveleremo in questa categoria è quello di Le Bigre Roger. Quest'anno la Compagnia del Carnevale presenta Adelante, secondo capitolo della trilogia del viaggio. Siamo in viaggio da molto tempo, di terra in terra, di nazione in nazione, di città in città, di mare in mare, di stella in stella. Lo spirito forte di Don Chisciotte ci ha guidati fino qui. Ha saputo trasformare i mulini in eliche, i sogni in visioni, il futuro in speranza, e per questo camminiamo ancora insieme. Abbiamo la stessa meta, lo stesso orizzonte. E adesso insieme andremo oltre. Oltre i muri, oltre i nostri stessi passi, sempre proiettati in avanti con amore, ironia e forza. In una perfetta notte di luna piena abbiamo incontrato lo spirito di Frida, una donna, un'artista, una poetessa, una guerriera che non si è mai arresa di fronte a niente. Esempio di energia, di colore, di determinazione, di verità. Per proseguire nel nostro viaggio dovremo passare oltre ogni ostacolo, ogni cinismo, ogni brutalità, in una rivoluzione umana dentro e fuori di noi, spinta e alimentata dall'energia femminile, alla ricerca di un nuovo mondo possibile. E come in tutti i viaggi, e come nel più misterioso dei viaggi che è la vita, l'unica cosa da fare è andare avanti. Yeah.
Adelante di Le Pigre Roger. Elodie? Elodie? Eccoci. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Allora, intanto vi porto i saluti dalla fredda Groenlandia di Sebastian, Corinne e Benji, che stanno realizzando un progetto insieme all'Università via un orso polare in Groenlandia, insomma, giusto, in cartapesta con gli studenti dell'università. E noi siamo qua invece con un clima decisamente più mediterraneo. E niente, che dire, quest'anno secondo capitolo della nostra trilogia del viaggio verso un nuovo mondo possibile, scegliamo di continuare verso, diciamo, in una visione positiva, propositiva, e chiaramente il nostro spirito guida quest'anno è Frida Kahlo, perché troviamo che comunque come simbolo femminile non sia ascoltato e sia soprattutto un artista, appunto, non mi ripeterò, però una donna, una guerriera che ha saputo trasformare anche il dolore in arte, e appunto questo secondo noi è un po' il modo, insomma, non cedere al cinismo, non cedere alla disumanità, ecco. Grazie, grazie Lodi. Adelante di Le Pigre Roger. Un altro stacchetto, dai, un altro stacchetto. Intanto fatemi un applauso, che siete una marea. Siamo arrivati al penultimo progetto riguardante la prima categoria, è quello di Carlo Lombardi. Vieni, esci vittorioso per vincere ancora. Ecco il cavaliere che vince la morte. Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace. Vieni, tagli la pace dalla terra. Chi è quel cavaliere? È la guerra. È colui che fa sì che gli uomini si uccidono a vicenda. Perché ha questo potere? Perché gli uomini sappiano dove li conduce l'odio e capiscano dove può arrivare la loro condotta quando non è accompagnata dal sentimento, per evitare che l'intelligenza diventi lucida, fredda, cinica e potenzialmente distruttiva. Vieni, un tozzo di pane per la paga di un operaio. È lui che sparge per il mondo la miseria, la fame, l'ingiustizia, il frutto dell'egoismo dell'uomo. Siamo tutti chiamati a vincere l'indifferenza che impedisce la solidarietà e uscire dalla falsa neutralità che ostacola la condivisione. Vieni, vieni, eccolo. Eccolo il peggiore di tutti i flagelli. Qual è il suo potere? Ha il potere più terribile che esista, quello della morte, per ricordare al mondo che gli uomini
devono assimilare e sviluppare le qualità e le virtù, la sensibilità, la bontà, il gusto per lo studio, la percezione del mondo invisibile, la nobiltà, il coraggio, la purezza, il senso dell'equilibrio, la comprensione della vita e della morte, la padronanza di sé e degli altri, la fratellanza, l'universalità, il sacrificio. Chi può fermare tutto questo? Chi? Solo quando l'amore e saggezza regneranno, non ci sarà più il buio, non ci saranno più peste, guerra, fame, morte. Armonia ci sarà, la luce, perché la luce si troverà in ogni essere e la morte non avrà mai l'ultima parola. Nessun uomo è un'isola, intero in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte della terra. Se una zolla viene portata via dall'onda del mare, la terra ne è diminuita, come se un promontorio fosse stato al suo posto, o una magione amica, o la tua stessa casa. Ogni morto d'uomo mi diminuisce, perché io partecipo all'umanità. E così, non mandare mai a chiedere per chi suona la campana. Essa suona per te. Carlo Lombardi. Per chi suona la campana, Carlo Lombardi. Carlo, una serata bellissima, spiegaci un po' il tema. Innanzitutto voglio ringraziare Andrea Buscemi che ha rappresentato così benissimo Carro e la poesia di John Dunning. E poi Carro, è abbastanza esplicita la cosa, rappresento i quattro cavalieri là. Tre sono il male e per fortuna c'è anche il bene che trionfa. Questo è chiaro. E non diciamo la frase che ti fa sempre arrabbiare. No, la frase che fa arrabbiare lo sai quando la devi dire e non certamente qui, questa non è la sede giusta. Giusto, giusto. Perché suona la campana, Carlo Lombardi. Ciao. Ricordiamo la promozione? Esatto, colgo l'occasione per ricordare a questo bellissimo e numerosissimo pubblico della promozione a prezzo scontatissimo, quindi a promozione estiva per quanto riguarda il biglietto per il prossimo carnevale. Vi ricordo che fino al 21 di settembre potete acquistare i biglietti scontati a 15 euro per il singolo corso mascherato che potete scegliere voi, quindi un biglietto aperto. Non siete obbligati a comprare quello per una data ben precisa, ma con 15 euro potete comprare il biglietto che volete voi e poi scegliete la data in cui venire. Brava, 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 comprate, comprate, comprate. I biglietti ovviamente sono in vendita qua, presso la nostra biglietteria e sul sito ilcarnevale.vivaticket. Ah no, che su carnevale.com posso sì, trovare. Sì, però per acquistarlo Vivaticket, hai ragione, ho sbagliato, prego. Prego. Allora, eccoci arrivati all'ultimo bozzetto della prima categoria ed è il momento di Roberto Vannucci. Thank you.
più inquinato, l'uomo, preso solo da potere, vanità e avidità, sta sopprimendo se stesso con la creazione di materiali sempre più sofisticati e indistruttibili. La plastica è quello più dannoso, che per nostra incuria sta lentamente causando l'Armageddon nei mari e oceani. Arrivati a un punto di non ritorno? Abbiamo ancora tempo per invertire la rotta. È arrivato il momento di dare delle risposte prima che sia troppo tardi per il nostro pianeta e tutte le sue meraviglie marine. Ecco Roberto. Roberto. Beh, purtroppo, come avete visto ultimamente, grandissima pubblicità verso questo problema della plastica che sta uccidendo il mondo. Pensate che negli ultimi 5 anni l'inquinamento per plastica è aumentato del 3 volte tanto, sta uccidendo più delle guerre, più di delle violenze, più di tutto. Pensate che l'uomo quant'è? Milioni di anni che sulla Terra, ma soltanto da 50 anni facciamo l'inquinamento e rischiamo di far morire tutto il mondo per la stupidità umana, cioè in 50 anni stiamo distruggendo milioni di anni di fatiche dell'umanità per arrivare oggi. Grazie, grazie Roberto. Alta Marea. Roberto Vannucci, foto, foto con la squadra. Grazie, 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 grazie. La serata, questa bellissima serata, sta per finire, ma prima un messaggio che arriva da lontano. Questo è un augurio
di buon lavoro, di buona fortuna a Viareggio, al Carnevale, alle sue maschere e alle sue donne. Non so come saranno le donne che sfileranno sui carri, sicuramente faranno ridere, sicuramente faranno emozionare e spero che faranno anche un po' sognare, perché è un momento in cui abbiamo bisogno davvero di sogni. Buon lavoro a tutti. Grazie a Giovanna Botteri, giornalista corrispondente RAI dagli Stati Uniti, era ospite nella serata di presentazione dei bozzetti. Abramo presenta tutta la band, vai! A voce, a voce. Ci raggiunge anche Olivia Rovai, la nostra Olivia Rovai che ha cantato con noi le canzoni di Maria Teresa Marchionni, quindi un grande applauso a Olivia Rovai. Poi la bicicletta a righe, Michel Scappatura alla batteria, Davide Cortopassi alle percussioni, Samuele Montanari al basso, Elia Pucci alla chitarra elettrica. Io sono Abramo, grazie mille. Grazie, grazie di cuore. Tra poco saranno protagonisti alla corale Giacomo Puccini. Tutte le donne sul palco adesso, perché tra poco ci sarà la corale. Senza la città che si stringe intorno ai suoi artisti, ai suoi maghi della cartapesta, Viareggio non sarebbe Viareggio e il Carnevale non sarebbe il Carnevale. Ma visto che questa magia ogni anno si ripete, ricordate sempre, ovunque voi siate, che Viareggio è il Carnevale! La corale Giacomo Puccini e tutte le donne sul palco, perché il Carnevale di Viareggio 2019 è dedicato alle donne. Venite più centrali possibile, grazie anche per le foto di Paolo Mazzei, Fotomania, fotografo ufficiale del Carnevale, grazie alla Power Sound. Corale Giacomo Puccini. Donne, ma come mai queste donne non stanno arrivando? L'invito è aperto a tutte le donne che sono nel pubblico. Abbiamo detto che è un carnevale dedicato alle donne, fatele timide, no? Come si fa a vincere, donne, se non abbiamo coraggio? Venite sul palco. Torniamo ogni stagione, fate un shanti, fate un retorno.
Ok, abbiamo la voce, viva il carnevale, viva tutte le donne, buonanotte a tutti, vi aspettiamo quest'inverno a febbraio sui nostri viali a mare per le sfilate dei nostri carri allegorici. Grazie, grazie a tutti.